Nelle mille e più storie della moderna letteratura di intrattenimento non mancano personaggi portatori di handicap. In alcuni casi è solo una ulteriore caratterizzazione, in altri è un dettaglio funzionale al racconto. Ma a volte si tratta di un'iniziativa per educare i più piccoli a comprendere anche quell'aspetto della vita. Quando le storie diventano giocattoli, però, per le aziende che devono produrli si presenta un dilemma. I bambini vorranno quei giochi per rivivere l'azione del racconto e non i suoi significati. Capita così che i produttori alterino i personaggi per renderli più compatibili con lo stereotipo di azione che hanno in mente i bambini a cui vorranno venderli. Ad esempio, nel 1993, quando uscì il film Jurassic Park di Steven Spielberg, nella linea di giocattoli prodotta da Kenner, dei due bambini protagonisti della pellicola, il piccolo Tim divenne adolescente, così da essere più attivo, mentre la sorellina Lex non fu proprio prodotta. Kenner sapeva che a richiedere quei personaggi sarebbero stati per lo più maschietti. In questo video vogliamo fare una panoramica su come l'industria del giocattolo abbia affrontato la questione della disabilità in passato, le idee brillanti e quelle vergognose. Non tratteremo personaggi in cui l'handicap si è reso del tutto ininfluente da qualche provvidenziale rimedio. Se pensiamo a Daredevil, dovrebbe essere un supereroe non vedente, ma di fatto i suoi superpoteri gli consentono di vedere ancor meglio di una persona comune. Per lo stesso motivo, eviteremo eroi che abbiano uno o più arti mancanti sostituiti con protesi fantascientifiche. Perciò niente Luke Skywalker o Darth Vader, niente uomo da 6 milioni di dollari, né Winter Soldier. Eviteremo anche tutte le linee di action figure per collezionisti adulti, perché non sono pensate per giocare, ma per essere esposte e ritrarre fedelmente l'aspetto del personaggio. Sicuramente esiste una lunga storia di bambolotti bisognosi di cure, dove il gioco sta proprio nell'accudirli, e ci sono aziende che ne producono altri portatori di handicap, pensati specificamente per bambini disabili affinché possano vederli simili a loro. Ne comprendiamo bene il principio, ma non è l'idea di integrazione a cui stiamo pensando. La nostra ricerca è per un contesto di gioco unico, in cui i personaggi con esigenze speciali siano accettati nella normalità insieme agli altri. In generale abbiamo osservato che si possono riconoscere tipi di approcci diversi. Ed il più semplice è quando la particolare condizione del personaggio viene riportata nel giocattolo senza compromessi. Negli anni 90 Marvel Comics e DC Comics pensarono di amputare un braccio a due dei loro protagonisti più burberi, Wolverine ed Aquaman. E rispettivamente Toy Biz e Kenner realizzarono action figure che li mostravano così come li si vedeva nei fumetti. Non trasmettevano un messaggio significativo, ma nemmeno evitavano il problema. È vero però che la mancanza di un avambraccio era solo una cicatrice in più su personaggi caratterizzati dalla ruvidità della loro scorza e non comprometteva le loro performance in battaglia. Nel 1987 la Dapple realizzò una action figure di Davros, dalla serie Doctor Who. Il giocattolo era bloccato sulla sedia, come il personaggio, ma la sua forza era nella mente più che nei muscoli, e soprattutto si trattava di un cattivo, destinato quindi a prenderle. Quando la X-Toys nel 99 ottenne la licenza per i giocattoli dal film Wild Wild West, il suo dottor Loveless era giustamente privo delle gambe. Ma di nuovo era un cattivo, ed in ogni caso il giocattolo aveva le quattro ragnesche zampe meccaniche rivelate nel finale, invece di essere su una apparentemente comune sedia a rotelle come nella maggior parte del film. E tornando alla Kenner, il luogotenente Sparks dal film Steel del 1997 aveva giustamente la carrozzella, ma il personaggio era confezionato in piedi come gli altri, e la sua Mobile Defense Power Chair era accanto come un futuristico carro armato in miniatura. Insomma, sembra che di solito l'handicap venga mantenuto in action figure quando non rischia di comprometterne la vendibilità. A volte, le compagnie decidono di riprodurre fedelmente le condizioni del personaggio, aggiungendo però piccoli dettagli che possano renderlo più aggressivo o più dinamico, e quindi più facile da vendere. È il caso di Charles Xavier. Toy Biz lo introdusse nel 1993 nel quarto assortimento dei suoi X-Men, quando il successo della linea era ormai collaudato.
Il personaggino non può reggersi in piedi, come è corretto. Ma nel dubbio dotarono la sede di un compartimento segreto nel quale era nascosta una pistola. Il professor X tornò sugli scaffali nel 2000 quando uscì il film X-Men. Di nuovo Toy Biz lo confezionò seduto sulla sua carrozzella, ma questa era dotata di un motorino a retrocarica. Un caso particolare è quello di J.J. Arms, action figure prodotta dalla Ideal nel 1976 per competere con l'uomo da 6 milioni di dollari Kenner. Ma Arms non era un personaggio fittizio, bensì un vero investigatore privato che era riuscito ad avere successo e popolarità nonostante avesse perso entrambe le mani quando era ancora bambino. Se nella vita reale mostrava con orgoglio i suoi uncini, dando esempio di grande forza e perseveranza, per Ideal diventò un bambolotto con gadget intercambiabili da incastrare nei polsi. E per non rischiare, la confezione includeva anche due comunissime mani, ben visibili nel materiale promozionale. La strategia di mercato più becera è forse quella di omettere dalla linea di giocattoli i personaggi portatori di handicap. Pensiamo agli Extreme Ghostbusters, reboot del 1997 in cui Egon Spengler faceva da mentore a quattro nuovi acchiappafantasmi ed uno di essi, Garrett, era costretto sulla sedia a rotelle. La promozione di eroi emarginati che si distinguessero dal solito modello vincente era un tema fondamentale per gli autori. La compagnia Trendmasters realizzò action figure degli altri tre protagonisti, più quella del sedentario Egon Spengler, ma niente Garrett. Su insistenza dei produttori, arrivarono a realizzarne un prototipo, a cui diedero gambe robot ed una sedia a carro armato, ma in ultimo, comunque, non vollero produrlo. Fortunatamente non mancano linee di giocattoli in cui i personaggi con esigenze speciali sono inseriti tra gli altri senza discriminazioni. L'esempio più ovvio è quello di Barbie, da sempre relatrice di importanti messaggi sociali. Donna in carriera, astronauta già nel 1965, ha oggi al suo fianco amiche ed amici in carne, appartenenti ad ogni etnia e eventualmente su sedie a rotelle o con una gamba prostetica. Tutti equamente inseriti in un gioco nel quale la loro diversità non è al centro dell'attenzione. A sfrecciare sulle arancioni piste Hot Wheels troviamo Wheelie Chair, una carrozzella fiammante dedicata all'atleta Aaron Wheels Fotheringham. Potremmo osservare che Mattel, nei decenni, ha fatto di questa mentalità un suo punto di forza, che le permette di avere lei stessa attenzione come fenomeno culturale, oltre a sostenere valide cause. Lo stesso vale per Lego. Dopo le istruzioni per costruire una sedia a rotelle motorizzata in un set del 1995, nel 2016 decise di inserire una minifigura in carrozzella a godersi una giornata al parco insieme a molte altre, nel set 60134. Si aggiunge lo scuolabus del set Playmobil 9419, che include, tra gli altri, un bimbo disabile. Una menzione speciale va a Finnegan Wake, dalla linea Monster High, di nuovo Mattel. Finnegan è un tritone, pertanto non ha le gambe, ed è venduto su una sedia a rotelle. In questo modo, il personaggio in carrozzella non è presentato ai bambini come un malato, ma solamente come diverso, in una serie di mostri buoni in cui ognuno è diverso a modo suo. Ci siamo volutamente limitati ad alcuni esempi, e sicuramente molti altri non li conosciamo, ma è sufficiente per arrivare alla nostra osservazione finale. Siamo convinti che i prodotti di intrattenimento abbiano un grosso potenziale, che viene completamente sprecato quando ci si limita ad assecondare le richieste del pubblico con i suoi preconcetti. Potrebbero invece essere usati per incoraggiarlo a migliorare, in particolar modo quando sono destinati ai bambini. Riteniamo che sia corretto e rispettoso riconoscere che chi è affetto da una forma di disabilità ha davanti a sé una sfida in più. Dobbiamo ammirare chi è riuscito a superarla e lasciare che sia di ispirazione per i più piccoli. In fondo, lo scopo del gioco è proprio quello di aiutarli a crescere, presentando loro un'anticipazione del mondo che dovranno affrontare.